Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E oggi, che sarebbe sempre oggi, vi presenterò questa mod che si chiama Dragon qualcosa, che comunque poi metterò nel video. E in pratica è un drago, ecco, lo vedete laggiù, non so se riuscite a vederlo, che possiamo salire sopra. Allora, poi vi spiego comunque come scaricarlo. Qua è l'uovo, voi lo prendete, lo mettete per terra come ho fatto io qua, proprio così. Poi cosa fate? Ci cliccate sopra col tasto destro e apparirà il drago. Per salirci è sempre il tasto destro. Ok. Per volare premete spazio facendo così. E se volete salire in alto salite così con la freccetta. Se volete scendere abbassate la freccetta. Non possiamo girare a destra né a sinistra contro il drago. È praticamente un coglione che va da solo. E quindi io la trovo molto bella sta mod. Eccomi. Ok ragazzi, rieccoci qua. Allora abbiamo bisogno di mod loader e della mod che si chiama Dragon Mount. Bene, andiamo su per 100, updata per 100 come al solito. Entriamo sulla prima cartella. Poi ancora sulla prima Minecraft, poi ancora sulla prima bin. Apriamo l'ultimo file Minecraft con WinRAR. Eliminiamo la cartella metainf con la scritta in maiuscolo. Quindi ricappelliamo. Allora, scriviamo, nella barra qua sotto cerchiamo per cento, andata per cento. Poi entriamo dentro la cartella .minecraft. Poi ancora su bin. Aprite l'ultimo file che serve minecraft.jar con WinRAR. Ok, a questo punto dovete cancellare la cartella metainf, se no non funziona la mod, mi raccomando cancellatela sempre, che si trova qua praticamente. Ok, dopo aver fatto questo andiamo e apriamo mod loader. Prendiamo tutti i file che ci sono e li trasciniamo dentro minecraft.jar. Facciamo ok. Bene, adesso facciamo la stessa cosa con la mod. Eccola qua, ci sono due cartelle e questo file. C'è la cartella che si chiama info, quella mob e quella mod dragon qualcosa. Voi prendeteli tutti, anche se la prima cartella non serve a niente. Prendeteli tutti e li mettete dentro e fate ok. Bene, a questo punto chiudete tutto e andate a giocare tranquillamente. Quindi io vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi!